una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que cerrado está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Eccoci di nuovo qui, ragazzi, dopo esserci potenziati, è ora di andare a raccogliere il pezzo. Spaccare i culi? No, non esageriamo. Devi andare a raccogliere il pezzo per i fucili da cecchino. Ci manca solo quello. Devi andare a farti carico oggi, invece va a spasso. Sì, doveva andare ancora un po' a spasso. Poi, dopo andato a spasso, possiamo concentrarci su quella storia principale. Perché non ho altro. Cioè, con quello lì mi segna solo la missione primaria. Quindi, basta solo andare a raccogliere quello da cecchino e siamo a posto. Oh, ho trovato qualcos'altro qua. Ho trovato due cose, ho trovato qua vicino. Io perché devo sempre aprire le porte, mi fanno paura. Ah, c'è un cadavere morto? Bello. È un cadavere morto. Avete visto mai un cadavere vivo? Ma da solo? Senza nessuno? È possibile? Boh, va. Dai, munizioni piene. Che bastardata. Cioè, io mi sono ricaricato di munizioni quando invece non servivano. Cioè, io mi sono comprato munizioni. Sono munizioni per cosa? Per niente. Non c'è anche un tavolo da lavoro. Allora, ragazzi, faremo un altro dardo. Io devo fare i dardi a gogo, mi dispiace, ma i dardi mi servono a manetta. Perché mi sa che userò più la balestra che l'arma. Le munizioni non le posso prendere, quindi tieniti le corpo. Anzi, tieniti il cadavere, poi appena posso vengo a riprenderli. Cadavere morto. Se mi servirà più che altro, Non ho detto che serve. Andiamo piano piano, perché ma in poche parole devo girarmi piano piano qua. Cazzo, chi è? Ma vaffanculo, chi è sta cosa? Mado, ma stai scherzando? Hai trovato? Ma se l'ha fatto spaventare. Mamma mia. Madonna. Non mi fate spaventare così. Il gioco del cazzo. No, scherzo, il gioco è bello. Madò, che spavento. Ho trovato. Sono andato in avanti una macchina e mi è sbucato all'improvviso uno di quelli. Mi ha aggrappato la zampa. C'è la zampa, la piede. Vaffanculo. Vaffanculo. Mi ha fatto cagare sotto. Dio cane. Siamo adesso. Oh, ragazzi, ho capito. Sto anche attento alle macchine. Sto lontano. Non mi avvicino più neanche a una macchina. Ho avuto una brutta esperienza. Basta. Oh, c'è qualcosa da raccogliere qui. E noi lo raccogliamo. I chiodi. Cosa serviranno i chiodi a me? Te pareva che si rompeva la maniglia? No, no, non aprire, scherzavo, non aprire, scherzavo! L'ho detto io di non aprire! Mannaggia tanto, l'ho detto io! Scherzavo! Figlio tanto! Come sprecare due colpi così alla cazzo? Mannaggia però. Come hai fatto con la siringa proprio? Sì, però uffa. Non volevo sprecare due colpi di pistola. Buono. Ora posso trovare più munition. Posso trovare più munition. Che è successo? Sto filo, che è successo? What? Questa cosa mi è nuova. Oddio, oddio, oddio. Che figata.
Occhio che mi rimerda. Carica. Dai. No, vabbè. Non ho parole. Scappa. Cioè, non ho. Dai. No. No, 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 no. No. No, sono morto così. No. Cioè, ho sbagliato io. Ho sprecato 6 colpi. Eppure andava a rallentatore. Come cacchio ho fatto a sbagliare? Mamma mia. E sono morto pure. Come cacchio hai fatto, scusa? Dio mio, la prego. Perché vabbè. Lì, è davanti. Mannaggia, non ci fai a pensare. Mira bene alla testa. Troppo. Ma stava andando a rallentatore, hai detto? Lo so, ma mi stava venendo addosso. Quindi mi sono preso dal panico e mi ha sparato da cazzo 6 colpi. Speriamo che ora me li ridia, per favore. Sono morto, ridammeli tutti. Non me li fare ricomprare. Tutti? Ok, me li ho ridati tutti. Poche parole, devo rifarlo. Grazie al cazzo. Vabbè, devo rifare quello lì, quindi. Vabbè, qua c'erano 6 colpi in caso li uso. Quindi perfetto. Andiamo. No, 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 in quella macchina no. No, è in questa macchina dove arriva quello lì, bastardina. Guardala, guardala, guardala. Se vieni di nuovo, ancora. Esci fuori, esci fuori. Cioè, in poche parole il gioco cosa fa? Ti fa far sì che tu per forza devi passare questa cazzo di macchina. Ah, Mannaggia. ecco. Che devo raccogliere qui che c'era una cosa e il gioco fa che io vado qui. Potevo farlo uscire e starmene lontano anche. Vabbè. Altro sasso. Vediamo sta piantina che prima non l'ho presa. No, ne è la piantina. Ok. Cosa farà il gioco? Ti far sì che tu rompi il vetro, così loro ti sentono. E muori. Devo per forza rientrare da sto qua. Mannaggia mia. Sì, dai, spariamola. Non ho voglia di scappare. Ma però, beccalo! Mi lasci mirare. Ma perché devi caricare proprio ora? Ma stai scherzando tu? Dai! Vabbù. Cioè, io non lo so. Questo deve fare il mongolo. E mo' cammino a mezzi feriti. Non ti curo. Non lo spreco una siringa per te. Così impari. La prossima volta giochi bene. Lato sì. Va bene. Sì, lo faccio. Stavolta sono pronto. Vai. Stavolta ce l'ho fatta. Perfetto, non sono a rete, non so che cazzo sta succedendo. Stiamo ad avere problemi, prendiamo le munition.
Perfetto. Andiamo qua in giro. Bella accetta. Ah, lì c'è un cadaveretto da prendere. Oddio, quanti lì. Allora, vediamo questa roba qua. Andiamocene via, per ora non è il momento. Vediamo che fare, ragazzi. Mettiamo. Io entrerei dentro sta qua. O no? Sì, dai, ci proviamo. Vediamo se c'è qualcuno, c'ha. Vediamo se riusciamo a fare lo stealth. Non è possibile, ci colleghiamo e parti. Non mi invita. Dai, dai, che ce la facciamo, dai, dai. C'è anche l'obiettivo, siamo arrivati. Cazzo. Come cazzo è possibile? I colpi del pompa, giustamente. 2 secondi internet.
che sa. Ah, cacchio. Tempo di Senti, merda! il video com'è? No, sta andando. Tanto hanno visto che ho avuto la connessione di merda. Se no che sono caduto io. Se no che hanno letto. Sei stato cacciato. Tranquilli, tranquilla. Sei stato cacciato. Niente, non si carica più roba dentro la vannetta. Che ho fatto? Che faccio? No, mi ha detto mi ha mandato foto con l'errore. Mi dà sempre sto errore, come cacchio faccio? Mo? Cioè il Adesso ci video guardo. della Dopo ci sguardo guardo. non ce l'ho più. Dopo ci guardo. Mannaggia. Vediamo come mai. Cioè, se magari succedeva anche a me, perché può essere che succede anche a me. Fortuna che aveva il pompa, mamma mia. Cioè, mentre l'ho ammazzato uno, ne sono rinati tre. Ok, sono arrivato all'obiettivo. Come faccio a entrare? Mi fai consumare un colpo perché devo sparare qua, logicamente, no? Questo gioco vuole questo. Il gioco vuole che tu spari qua ed entri. Cos'è? Ma tu i video di Second Son l'hai già fatti, l'hai già messo la No, intro? però no, li devo Ah, fare. io lo stacco adesso, ti dico quale scelgo, se Beh ragazzi, come avete sentito, il gioco, però ma credo quando l'avete sentito già lo state vedendo. no. Che cosa? Second Son. Quando voi lo vedete, vedrete sto video, già state vedendo quell'altro video. Perché qua è tutto deserto, mi sembra troppo strano. Troppo deserti. Il deserto è per una fava, se poi dopo rinasco così mi fanno incazzare. Vabbè, come faccio ad entrare? Scusate. Ma vaffanculo, io ho sparato lì quando c'era l'entrata qui. No, vabbè, non ho parole. Ma perché la porta si deve chiudere automaticamente ogni volta che io entro? Io non voglio questo. Fusibile mi serve, fusibile mi serve. Faccio a recuperare i rifornimenti con quelle. Ah, merda! Come faccio a recuperare i rifornimenti con quelle cose in giro? Ah, dovrebbe bastare. Non ve ne andrete da qui, pezzi di merda. James, sono Ryan, passo. Ho chiuso un bel po' di quei mostri nella stanza sotto l'autofficina. Ora vado all'ufficio informazioni. James, mi ricevi? Merda. Ci sono delle scorte lì sotto. Devo Noi raggiungerle. dobbiamo andare, se lui ha appena detto che sotto l'officina è Un pieno di altro quei segnale. cosi, noi James, dove andiamo, cazzo sei? Porta le giustamente. chiappe all'ufficio informazioni. Ah, non ci crederai mai. L'ufficio informazioni è. Cioè, il gioco ci ha detto di non andare, che è pieno di Tutto ci quei vai. cosi, ma giustamente lui, perché non ci deve andare. Scusaste. Lui ci deve andare subito. Sì, ho capito che c'è un altro qua. Mo' ci andiamo, mo', dammi tempo. Allora.
Devo trovare la strada. Dove cazzo c'è onda? Non capisco. Non buttarmela contro. Siamo amici, no? Ti prego. Non capisco. Non capisco. Io poi dovrei uscire, logicamente, e andare sotto l'officina. O c'è un modo per andare sotto l'officina? Perché sento sto brutto rumore. Da questo qua per forza si va, ma io non... devo trovare l'entrata allora. Come faccio ad andare sotto, 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 sotto? Ammazza, quanto sotto devi andare? Sotto, 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 sotto la vicina devo andare, ma non so dove... Ah, ecco, devo fare il pannello, sorry. Scusate, un po' rincoglionito dopo la crashata di prima. Ma sei sbagliato? Che succede? Ma vaffanculo. Ah, è già la seconda volta che ci riprova lo stesso metodo, no? Che succede così? Allora, così. Dopo 10.000 volte che ho tentato, ce l'ho fatta. Ma devo andare sotto l'officina, cosa mi rompe qua? Oddio. Dio! No! Vaffan! Ma l'ho ucciso! No! Ma che me la sto fissa lì davanti! No, ma io non ho parole, perché ci deve essere questa che non muore? Ma vabbè, avete visto già due morti in sto video, perfetto. Sì, adesso inizia a uscirmi quella là che devi per forza sparare. Che palle. Cioè, sono obbligato a sparare con quella. A quella, sono sparato. Sparato, sì. Obbligato. No, no. Ah, ok. Rifacciamo di nuovo, che devo fare? No, perché la porta è rimasta aperta? In effetti dici sempre si chiudono da soli, una sola volta è aperta. Sì, ma è rimasta aperta. Sono nato ed è rimasta aperta. La cosa non mi piace. Perché devo uscire questa? No, perché se poi magari sparo a questa, mentre sparo a questa arrivano altri. E sinceramente io vorrei evitare sta cosa, no? Tanto pure se muoio la prendo da dietro. Puttana. Non fa un cazzo qua questa. Che dite ragazzi, la lascio? No, 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 vabbè. Tanto non muore e muore di spararla. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so. Non l'ho beccato subito. Testa. Devo fare più attenzione con queste cose.
Ma noi scendiamo, che ce frega, noi amiamo il buio. Sì, infatti. Ma qua è proprio buio. Soprattutto quando non si accende la torcia. Sì, ma qua è buio, buio. Così buio non lo amo però. Sinceramente. Non buttarmela contro. Siamo amici, no? Ti prego. Derek, dove sei? Ti ho cercato dappertutto. Cazzo, John. Che cosa ci fai qui? Non dovevi vedere questo posto. Non capisco. Per... Ehi, non buttarmela contro. Siamo amici, no? Ti prego. Lo so. È per questo che è ancora più difficile. Smettila di scherzare, amico. Scusami, John, ma devo farlo. La Mobius non ammette errori. La Mobius? Che diavolo è la Mobius? Caspita, hanno ucciso un cittadino normale, la Mobius. Che bastardi. Non so proprio buoni buoni. Questo era amico di quello e l'ha ammazzato. Cavolo, che amico. È un grande amico di merda, però. Sinceramente. Oddio. Come ho fatto a morire questo? Se i mostri sono tutti dietro. Cos'è? Codice. C'è un'altra arma qua, vediamo. Ok. Andiamo subito, via. Ah, un dado esplosivo. Buono, buono. Come faccio a sapere qual è? Però era più horror il primo, mi pare. Cioè, era più spaventoso. Beh, dipende. Poco l'ho visto. Panda. Ma scusa, io come cacchio faccio aprire sta porta? B34, quindi B. Ma mi sa che qua io non so che cacchio devo fare. Cioè, non capisco. B34. C'è esatta? Ancora no. Sì, ce l'ho fatta buonanotte. Non ho sbagliato. B34, B34, 5 c'è scritto. Che devo fare? 5? 5, 5, 5? Ho sparato a cazzo. Così tanto per...
Non capisco che devo fare. Da 4 e poi e dopo. No, io non ho capito davvero sta tessera. Come cacchio si deve usare? Parte che è un 93 e non so perché faccio sempre quello. No, davvero non so che cacchio devo fare qua. Però non so, devo andare avanti qui. Ma come cacchio faccio? No, non riesco a capire davvero. È bloccato e mi dici di mettere i numeri, ma io non capisco. Ma vediamo se te ma... devi trovare un codice. Te la invio a te, vediamo se riesci a farlo. È una scheda di prendere tra la testa che ci sono i numeri dietro, devi capire qual è il codice della porta. È da 4 lettere, è 4 numeri, sorry. Allora, se questa stanza è B34, B34 5, quindi che devo fare? 42, 34? No, 34, 42. No, guarda se riesci e dimmi. Ma io non so, hai trovato qualche cosa in giro, sicuramente hai trovato qualche documento. No, no, è questo che ho trovato per aprire la porta. Sì, pronto. Con questo devi aprire la porta. Ma da un indizio. No, so, se era un indizio lo sapevo, no? La porta è B34, quindi devi guardare B34. Quindi dovresti mettere B5. B5, cosa metto B5? Deve essere 4 numeri. 4 numeri. Io sto mettendo tutti a random, a cazzo. Prova a tornare indietro, vedi se c'è qualche indizio, altre porte. No, mi dice solo il numero della porta e basta. Indietro, torno indietro. Cioè proprio indietro, indietro, dietro. Che non qua so, va a mettere B5 e 34. Cioè, B5 e 34. Non posso scrivere B5, mi servono i numeri. Ah, la lettera già stanno? No, solo numeri. Infatti dovrei fare solo numeri, però il problema è... Quali? Perché 34 potrei... lo capire, magari. Ma scusa, 5. Sulla destra e a sinistra che ci sta scritto? Non gira. E la tessera così me la gira, direttamente così. No, davvero impossibile. Una cosa impossibile già. Vabbè. Allora, noi salpiamo qua il video, ragazzi. Poi quando ce la faremo? E poi ci pensiamo con calma. Esatto. Ci ragioniamo. Quindi, ci salutiamo qui. E ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao ciao. Ciao a tutti.